Non poteva essere diversamente visto il grande successo con la mostra di Bodero. Abbiamo scelto una via, organizziamo eventi di respiro internazionale. Bodero è stato un successo, mi auguro che sarà un altrettanto successo proprio questa antologica dedicata a Ligabue. Noi mandiamo il messaggio ai turisti, ma mandiamo il messaggio ai tanti visitatori che vengono da ogni parte della nostra splendida isola che è la Sicilia, che fa oltre 5 milioni di abitanti. Quindi da Messina, da Palermo è scontato, da Agrigento, da Ragusa, da Siracusa, da Enna, da ogni parte della nostra terra aspettiamo a Palazzo Reale i tanti siciliani desiderosi di conoscere Ligabue e di conoscere il Palazzo Reale e Palermo. E non solo a Palermo, non solo in Sicilia, ma è una delle monografiche più importanti mai fatte su Ligabue, dalla Fondazione Ligabue, che ha trovato condivisione con la Fondazione Federico II, e noi abbiamo avuto il privilegio di produrre questa mostra. Beh, diciamo che è incompreso, la sua identità la vediamo nei quadri, la vediamo nei suoi autoritratti che proprio ci raccontano il suo travaglio interiore. È un artista che ha bisogno di essere stereofonizzato, di essere amplificato, perché è uno dei grandi del Novecento e tante volte proprio per questa sua criticità di salute e di inserimento nella società non era stato valutato. Stiamo facendo un'operazione di rilancio proprio dell'immagine di Ligabue e i quadri, questi 80 quadri che abbiamo portato tra opere pittoriche e opere grafiche, parlano da soli.